Ah, questa è una terra delicatissima da sempre, cioè una terra di grandi conflitti etnici, politici e sociali. Eh, nella nostra, in questo territorio, nel territorio che abbiamo analizzato, eh, si parte naturalmente dalla questione del confine nordorientale, quindi la famosa frontiera. Noi partiamo da dopo la guerra, quindi dall'8 settembre del 1943, e vogliamo analizzare proprio come l'eversione, sia rossa che nera, sia nata esattamente da qua. Qui ci sono stati, come dicevo, questi conflitti, qui c'è stata la paura, la fortissima paura nei confronti della Jugoslavia di Tito, quindi con i rischi di annessione di Trieste e del Friuli, qui c'è stata anche la paura proprio di un'invasione russa, quindi un'invasione della pianura padana. Per questo sono nate delle organizzazioni, sono state predisposte delle strutture molto simili a Glasgow. Eh, capaci e con l'incarico proprio di scendere in campo in, nel momento appunto di una possibile invasione. Sì, in effetti sono stati vari testi che hanno analizzato sia la resistenza sia il fenomeno del Veneto e del Friuli dal punto di vista avversivo. Che cosa mancava e che noi, io e Giovanni Fasanella, abbiamo cercato di dare? Una visione geopolitica, quindi aggiungere la politica con la geografia. E ancora una volta ci troviamo a dover fare i conti con una frontiera, la frontiera più calda d'Italia, dove i conflitti sembravano insanabili, da questa frontiera è cambiata anche la storia. Ma un messaggio. Allora, questo è un testo storico, è un testo d'inchiesta ma storica. Naturalmente il messaggio è quello di ricordare della memoria. Noi abbiamo cercato di raccontare una storia che troppo spesso non viene detta. Quindi il messaggio va proprio quello della memoria, di ricordare. La storia è stata questa, è inutile negarlo. È inutile da una parte politica piuttosto che dall'altra negare che le cose siano state così. Noi vogliamo semplicemente raccontare una storia troppo spesso indicibile. Ringrazio anche i ragazzi del caffè letterario per avermi dato l'opportunità di presentare questo libro a città di Pordenone e buona lettura a tutti.